Per fare degli esperimenti da parte degli sperimentatori spaziali. Ci sono razze diverse, come vi ho detto, e quindi diversi modi di concepire un rapporto con il popolo della Terra. C'è chi ci considera alla stregua del bestiame, non voglio esagerare, ma è così. Altri ci considerano come dei partner con possibilità di evoluzione. Per esempio, ci sono dei bambini che hanno questa possibilità di evoluzione, e altri ci considerano come esseri su cui si possono fare delle sperimentazioni per aiutare l'evoluzione delle razze. Non vuol dire che sia negativo, né violento, né criminale. Insomma, vuol dire solo che i contatti sono molto diversi. Dunque, bisogna capire che non ci sono solo degli extraterrestri positivi, così come non ci sono solo gli extraterrestri che vogliono guerreggiare. Vi dirò che nessun extraterrestre vuole muoverci guerra. C'è una cosa che posso dirvi oggi. Fino a poco tempo fa c'erano circa 10.000 extraterrestri sulla Terra, oggi sono quasi 20.000. Sto parlando non degli intraterrestri, neppure dei piccoli grigi che si trovano in luoghi più sotterranei della Terra senza essere degli intraterrestri. Parlo semplicemente degli esseri dello spazio che vengono temporaneamente per uno scopo preciso e che si incarnano anche a volte in modo normale. Di questi ce ne sono più di 20.000 che sono suddivisi per razze diverse e che vengono da pianeti diversi. Se contiamo questi, gli intraterrestri, i piccoli grigi che sono disseminati nei sotterranei del pianeta, capite che se avessero voglia di far prigioniero l'intero pianeta, per loro sarebbe facilissimo. Se avessero voluto dichiarare una guerra, non avrebbero avuto neanche bisogno dei nostri arcaici macchinari. Sarebbe stato facilissimo. Dunque, se ci fosse qualcosa da temere in tal senso, sarebbe già accaduto da un pezzo. Dunque, se c'è una guerra in atto, è molto più sottile. Se ci sono manipolazioni, sono molto più sottili, perché tutto avviene su un altro piano. Per chi ha paura delle guerre stellari, certamente se possono esistere, ma per la Terra la cosa è del tutto diversa. Non c'è nessuna guerra dichiarata ai terrestri, che sarebbero peraltro perdenti fin da subito. Dunque, non ha nessun interesse, nessun valore l'idea di pensare che potrebbe accadere qualcosa di simile. Come si presentano durante i contatti? Possono presentarsi tanto all'interno quanto all'uscita delle astronavi, le quali possono avere forma diversa, triangolare, oblunga, rotonda, che denota naturalmente la razza che l'ha fatta, razze più o meno gradevoli di cui parlo in alleanza. E poi ci sono esseri che appaiono, per esempio, negli anni 50, quando c'è stato il contatto con Eisenhower, poi ci sono stati i grigi che si sono presentati sotto la forma che avevano sul loro stesso pianeta e che hanno sul pianeta loro. Non si sono presentati sotto forma umana, ma sotto una forma decisamente extraterrestre. E poi ci sono i cosiddetti nordici, alti biondi che si sono presentati nei giardini del Vaticano, più o meno nello stesso periodo, per avvisare giusto appunto che i contatti con Eisenhower non erano stati necessariamente positivi e che avrebbero potuto invece loro dare una mano. Pio XII e Giovanni XXIII sono stati contattati da costoro. La Chiesa e i governi non vengano allora a dirci che sono del tutto non al corrente di contatti con gli extraterrestri, che queste cose non esistono. Lo so perché l'ho visto durante le mie esperienze di viaggi astrali, ho visto i contatti che avevano luogo con i governanti, che avevano avuto luogo nei giardini del Vaticano, e ho visto anche degli archivi che sono sotterranei, che sono dunque nascosti sottoterra in Francia o altrove, sono archivi militari custoditi con cura, e poi ci sono degli agenti incaricati della disinformazione. Abbiamo conosciuto una persona che aveva precisamente questo incarico, disinformare. Tutte le volte che un pilota vedeva qualcosa che poteva assomigliare ad un oggetto volante non identificato, questa persona interveniva e con diversi metodi dimostrava che quell'oggetto non era mai esistito, che era un fenomeno meteorologico, elettrico o qualsiasi cosa, giusto appunto per dimostrare che il pilota si era sbagliato, che non aveva visto nulla. Credo tuttavia che chi ha visto una sola volta un oggetto volante non identificato, anche se gli fanno il lavaggio del cervello, se lo ricorderà, perché è qualcosa che ti segna profondamente, così come sono profondi i contatti con questi esseri. Di solito la conversazione avviene telepaticamente, perché è così che avviene
sugli altri paesi. Appena si esce dal corpo, peraltro è anche così, è un modo di comunicare molto più affidabile del nostro, perché le parole ingannano e fanno sì che siamo sempre immersi in una complessa torre di Babele. La comunicazione telepatica è molto più semplice e si ricepisce il messaggio nella propria lingua direttamente, come se avessimo un traduttore simultaneo interno che fa una traduzione immediata. Dunque i contatti avvengono per telepatia e poi ci sono dei contatti per canalizzazione. Io però diffido dalla canalizzazione perché la Terra si sta eterizzando, sta dunque seguendo un processo per cui tutta la popolazione della Terra ha i sensi sottili molto più aperti. Quindi i terrestri incominceranno a sentire più facilmente dei suoni sottili, avranno più visioni, capteranno dei messaggi, avranno possibilità di guarigione che saranno molto maggiori di un tempo. Ciò non vuol dire che gli esseri che li contattano siano esseri di alto livello spirituale o che provengano effettivamente dal pianeta da cui sostengono di provenire. E poi c'è sempre di tutto e di più. Ci sono quelli contattati da un pianeta del sistema solare, quelli contattati da pianeti esterni al sistema solare, quelli contattati direttamente dai solari. Posso solo dire, avendo avuto dei contatti con gli esseri solari, che costoro non contattano praticamente mai i terrestri, per il semplice fatto che il loro stato vibratorio non consente loro di scendere abbastanza a livello della Terra perché il contatto sia ricepito integralmente senza che il ricevente ne esca sconvolto. Occasionalmente può capitare, è capitato a me, capiterà ad altri, ma è una cosa rarissima e difficile. Dunque canalizzare un contatto è possibile, ovviamente è possibile, ma bisogna essere molto vigili perché c'è anche il governo mondiale che è capace di inviare questo genere di messaggio facendo credere che si tratti di un messaggio extraterrestre, ma non lo è per niente. Per questo sono così prudente in materia. Ci sono degli extraterrestri con un aspetto umano? Effettivamente sì, ci sono degli esseri dello spazio che assumono un aspetto umano. Alcuni vengono per una missione temporanea e a questo punto si modellano un corpo fisico come quello umano e lo adattano perché possa ospitarli e compiere così la loro missione che durerà da pochi mesi ad alcuni anni, sapendo che quel corpo non durerà al di là di un certo tempo. Poi ci sono degli esseri che decidono di nascere in modo naturale, quindi nascono come noi, a questo punto vivono una vita completa sul pianeta Terra con lo scopo di aiutare, di arricchirsi e anche di contribuire con la loro coscienza, il loro sapere o le loro capacità al pianeta, ma non per questo se ne ricordano. Questo è importante da dire perché ci sono persone che dicono io non mi ricordo ma ho delle sensazioni. Ci sono esseri che trascorrono una vita su un altro pianeta, proprio come certi esseri dello spazio passano una vita qui, sul pianeta Terra, per aiutarlo. Quindi ci sono esseri che hanno l'impressione di essere extraterrestri, poi non lo sono davvero. E poi ci sono i walk-in, esseri che temporaneamente assumono il corpo di un'altra persona con il suo consenso. In questo caso non è certo un atto di possessione, perché avviene con l'accordo della persona, è un patto fra due esseri. A questo punto la persona in questione lascia il corpo come nel momento della morte, torna sul piano che è il suo e un essere dello spazio assume quel corpo fisico che diventa disponibile. Così non deve ricominciare dalla nascita e non perdere tutto quel tempo. Arriva con una parte della sua memoria, magari non tutta, perché ce n'è sempre una parte che è cancellata. Arriva con quella parte della sua memoria e delle sue capacità che gli serviranno sulla Terra e che recupererà mano a mano che è necessario. Questa è la storia del walk-in di cui parlo in un altro mio libro. Ma è importante sapere che ci sono anche questi esseri che fanno parte dell'umanità che va in giro sulla Terra. Ci sono esseri umani che possono effettivamente incontrarne senza mai avere l'impressione di essere in contatto con loro. Esistono dunque queste tre possibilità in cui effettivamente degli esseri dello spazio assumono dei corpi umani, il che non vuol dire che siano sempre degli esseri positivi. Quando non sono esseri positivi, allora, a parte i casi di possessione naturalmente, è sempre quando ci sono per esempio dei rettiliani di cui parlo in Walk-in,
che momentaneamente assumono un corpo fisico, ma un chiaroveggente potrebbe vedere benissimo che dentro a quel corpo non c'è un essere umano e neppure un'anima del pianeta Terra. Ecco come si presentano dunque questi vari personaggi, questi esseri diversi. I due esseri che ti accompagnano nel tuo libro Alleanza sembrano essere davvero molto saggi. Sei stata con loro solo per quel libro oppure continui a lavorare con loro per altri progetti? Java e Suata sono esseri che ho già conosciuto in altre epoche, anche in altre esperienze di questa stessa vita, di cui però fino ad oggi non avevo avuto possibilità di parlare. Sembrano effettivamente molto saggi perché tutta la popolazione di Vene